Tutti, quanto sono contento che questa rubrica vi stia piacendo. Facciamola diventare una rubrica perché anch'io mi diverto da pazzi a fare questi tipo di video, ok? Ma per chi è arrivato qua dice, ma questo è scemo, cosa, di cosa parla? Parliamo delle reaction alle assurde riviste degli anni 90. E non finirò mai di ringraziare il me stesso di 6 anni che nel 98 comprava già riviste di musica, in particolar modo Tutto Musica, che è stato il mio compagno di vita fino a che la rivista non ha chiuso, e per me è stato un lutto, vi giuro. Ho vissuto un attimo di... quando c'era nell'editoriale scritto dal prossimo mese Tutto Musica non andrà in edicola. Per me è stato un po' come Jerry Halliwell che lascia le Spice Girls, un altro grande trauma della mia infanzia. Benissimo, quindi anche oggi avremo Tutto Musica, anche se dovremo recuperare assolutamente dei numeri di Young and Sexy. Non lo so, li cerco su eBay, voglio fare un video anche su quelli. Young and Sexy, che è una rivista su cui c'era la pubblicità in uno dei numeri che abbiamo visto nel primo episodio. E mi avete detto Top Girl, cioè, insomma, fatemi sapere. Io in qualche modo cerco di recuperare riviste vecchie su cui fare le reaction. Io ho un botto di Tutto Musica, ne ho tantissimo, una scatola piena, quindi questa rubrica potrebbe diventare eterna. Ma se volete anche testate diverse, cerco in qualche modo di recuperarle, ci vorrà forse un po', però secondo me Top Girl, dai, qualcuno su eBay venderà Top Girl, dai, non più di tot, devono costare, ma ce la possiamo fare. Fatemi sapere eventualmente quali riviste anni 90 volete che recuperi, ma oggi affrontiamo ancora Tutto Musica. In cosa consiste questa rubrica? Allora, vabbè, io ho fatto un tuffo nel passato risfogliando queste riviste. Ovviamente sono riviste di musica. Qui ad esempio abbiamo una bellissima intervista lunghissima ai Backstreet Boys, che avevano appena rilasciato il nuovo album. Oddio, che ricordi! La cosa che mi fa impazzire di queste riviste è che poi parlano come se fossero attuali cose che sono storiche, ma è ovvio perché erano uscite in quel momento lì. Ma mi fa uno strano assurdo, cioè, e mi fa pensare, cavolo, io ho vissuto quell'anno lì, ed è stranissimo, una cosa veramente emozionante. Nello scorso video abbiamo affrontato, visto che sfogliare le intere riviste verrebbe un video eterno, e comunque sono articoli di musica normalissimi, ho pensato di focalizzarmi sulle rubriche trash, perché in Tutto Musica c'è la rubrica dedicata ai gossip e c'è la rubrica chi l'ha visto, con gli annunci stile spotted della gente che si cerca perché non esistevano i cellulari, e quindi dei drama fuma cupido 90s che non vi immaginate neanche. E poi, per far sentire vecchi coloro che hanno vissuto quegli anni, la classifica, vediamo cosa c'era in classifica all'epoca. Ora, i due numeri che ho scelto per la puntata di oggi sono questi due. Qui abbiamo Robbie Williams in copertina, che, attenzione attenzione, non è a torso nudo con i jeans, perché nell'articolo dedicato salta fuori che in realtà è nudo, è completamente nudo, e gli hanno fatto i jeans. Vedete qua, c'è l'immagine con la tizia che lo sta dipingendo, è body painting, quindi trasgressione assurda. Oggi testosterone, anche abbiamo Robbie Williams, e questo è novembre 98. Vi dico anche gli articoli di punta: una Carmen Consoli, anche lei nuda, sexy solo per voi, ok? I Five segretissimi, e poi attenzione, il super poster in regalo, che mi sa che ho perso, sì. Gli Ultra, vi ricordate gli Ultra? Erano i Backstreet Boys dei poveri, che avevano fatto Say It Once, Say It Twice, quanti ricordi? Gli Ultra e X-Files, wow. L'altra rivista, vabbè, c'ha i Backstreet Boys, cosa possiamo dire, di settembre 98, costavano 4.500 lire, tra l'altro. Gli altri titoloni cosa sono? Le ultimissime in un'intervista esclusiva. Arrivano in Italia! Backstreet Boys! Poi, Marilyn Manson, l'anteprima. No, vabbè, ma mi sa che perché stava per uscire Mechanical Animals, l'album iconico di Marilyn Manson. Cioè, ragazzi, ma questa è storia della musica. Courtney Love, il CD, il libro, il cinema. Che anno produttivo per Courtney Love, incredibile. Ligabue, rieccolo! Oh no, che paura. E poi, attenzione, Vinci, gli zainetti Armageddon. Armageddon, il super film dell'anno. Era l'anno di Armageddon! Ma chi vuole gli zainetti di... Io adesso voglio fare il concorso. Sono un po' in ritardo di quasi 20 anni. No, più di 20 anni. Oh, più di 20 anni. 20...
di 3 anni fa. No, vabbè. Allora, devo fare assolutamente il concorso. Dico, scusate, sono arrivato in ritardo, ma voglio lo zainetto di Armageddon. Funzionerà? Non lo so. Tra l'altro, non so perché, questa è la rubrica gossip, avevo ritagliato qualcosa. Qua manca proprio... volano pezzi di rivista, qua manca proprio un pezzo, quindi non so cosa ci fosse, rimarrà un mistero assoluto. Vabbè, ma a quanto pare la rubrica di gossip mi piaceva un sacco. Scopriamo che cosa è successo nel settembre 98. Beh, inizierei subito guardando Jamiroquai, oggetto del desiderio. Questa mi fa sempre... Tra l'altro Jamiroquai è un artista super chic, super ricercato, come mai nella rubrica gossip. Bersagliato dalle attenzioni di una fan, JK di Jamiroquai non ci sta e vuole denunciare una ragazza che gli manda lettere infuocate, convinta di essere la musa ispiratrice del brano Cosmic Girl. Atmosfera più serena invece per Lisa Stansfield, si cambia già argomento qua, che è sposata dopo 9 anni di fidanzamento col suo uomo, Ian Devaney. La star di Newcastle si era già unita in matrimonio, giovanissima, con un italiano, aveva abitato per un po' dalle parti di Roma. Ero diventata la classica donna di casa all'italiana, per questo ho resistito pochi mesi, ha rivelato a sorpresa. Comunque adoro che questo gossip ha la faccia di Jamiroquai, il titolone su Jamiroquai, ma poi chi se ne frega, liquidiamolo, parliamo di questa tizia che dice no, non voglio fare la massaia all'italiana, ma perché? La febbre delle etichette. Non appartiene più all'esclusiva cerchia di artisti proprietari di un'etichetta discografica? È Mariah Carey. Oh no, ma è così contenta qui, cos'è successo? Che sta chiudendo, a un anno dal lancio, la sua etichetta Crave. Evidentemente non le è bastato aver fatto centro con il disco d'oro del quartetto R&B Allure. Cioè, se sono andate bene le Allure, scusate, ma qualcuno si ricorda le Allure? Cioè, io no, sinceramente. Però se sono quelle che vendevano di più sotto la casa discografica di Mariah Carey, vediamo. Perché è stato seguito purtroppo dai risultati flop di 7 Mile Kesha. Ma com'è Kesha? Ma scusa, Kesha del 98? No, sarà un'omonima, dai. Kesha... c'è qualcosa che non va. E Soap. Decisione opposta per la... vediamo chi dice. Queen, sono io. Decisione opposta per la diva della soft black Mary J. Blige. C'è una shade. Che a novembre partirà con la sua etichetta Mary Jane Entertainment. Il primo artista a essere lanciato sarà Dustin Adams. Un altro famosissimo. Non so se è andata bene a Mary J. Blige. Poi suo ex compagno di scuola. No però, Le referenze così no, perché non si fa. Mary J è l'amica del cuore di Lauryn Hill, che l'ha voluta in un brano del suo nuovo album The Miseducation of Lauryn Hill. Adoro. Vediamo altri gossip un po' più. Vita da star fatti e misfatti. Ah, qua c'era il dramma di Whitney Houston con Bobby Brown. U2 al verde. Cosa avevano fatto? Sono in bancarotta, oh mamma mia, poveri. Vabbè, sono rialzati comunque alla fine. Vabbè, insomma, i gossip di questo mese, settembre 98, non è che sono molto friccicarielli. Tanto vale andare a riscoprire la classifica, che qua ti fanno il dispetto in realtà, perché a volte è all'inizio della rivista e a volte alla fine, quindi dobbiamo scoprire dov'è. Eccola! Allora, vi faccio volare nell'iperuranio. Cosa c'era in classifica nel settembre 98 in Italia? Album. L'album più venduto di settembre 98 è Gli anni degli 883. Secondo, Mina Celentano di Mina Celentano, Acqua e sale. E il terzo è Amore dopo amore di Renato Zero. Ok. I singoli più venduti: Life di Desiree. Ma ve la ricordate? Life. Oh life, adoro. Al secondo posto le Spice Girls con Viva Forever e al terzo posto gli Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing. Vediamo altri nomi hot che non ce l'hanno fatta nella top 3 ma che hanno fatto la storia della musica. Negli album troviamo Alexia, attenzione, con The Party alla 17, Natalie Imbruglia con Left of the Middle alla 18, i Backstreet Boys alla numero 10, poi Ricky Martin con Vuelve alla 8. Nei singoli abbiamo
Ghetto Superstar, ma ve la ricordate? Ghetto Superstar, adoro. Alla 7 Truly Madly Deeply dei Savage Garden, alla 8 Kiss the Rain di Billy Myers. Che top, non fanno più le classifiche di un tempo, guarda. Io sono indignato. Ma ora veniamo alla parte prediletta, chi l'ha visto? Cosa è successo? Attenzione, già partiamo male, eh? Però questa è una declaration of love. Cucciolo, nulla è più forte e intenso dell'amore che provo per te. Ti amo, la tua bambina. Amore, che carina. Probabilmente il suo ragazzo è un lettore di tutto, ma come avrà fatto a capire che è diretta a lui? È così generica questa dichiarazione? Non lo so. Io un minimo per farmi capire l'avrei usato, no? Invece così è proprio generico. Boh, vabbè, potrebbe essere indirizzato a chiunque, anche a te. Ci siamo incontrati il 19 giugno sulla metropolitana al ritorno da Ostia. Eri con un tuo amico. Poi ci siamo incontrati il 9 luglio in via del Corso a Roma. Ci siamo parlati. Tu ti chiami Alessio e il tuo amico Luca. E cosa vi siete detti? Non lasciarci sulle spine, Barbara di Roma. Cioè, ma io mi chiedo... un'altra cosa che ho detto anche nell'altro video. È vero, non esistevano i cellulari. Non esisteva internet. Cioè, esisteva ma quasi nessuno aveva internet. Ma cavolo, ma il bigliettino da visita, un modo per scrivere il numero di telefono, per scambiarsi il numero di telefono fisso. Ma perché si parlano, si conoscono, boh, e non agiscono? Subdolaggine! E poi, rendiamo nota a questa cosa, la gente che ha scritto che magari aveva 15-16 anni, adesso saranno tutti sposati con figli ultra quarantenni, questa cosa mi fa andare proprio dell'iperspazio. Ciao, siamo Simo e Matte! E cerchiamo Franci, che era alle medie con noi. Oh no, che fine hai fatto, Franci? Torna! Sappiamo solo che adesso abita a Cagliari. Oh, spero che siano ritrovate. Messaggio per Valentina Beccapelli. Ma Beccapelli è il cognome o belli capelli? Spero che sia il cognome. Di Sesto Fiorentino. Sono Manuela, che a maggio aveva messo un annuncio per Bryan Adams. Ti ho risposto, ma la lettera mi è stata rispedita indietro per indirizzo inesistente. No, riscrivimi. Povera, l'ha trollata. Spero di no, spero che abbiano sbagliato, che se non ritrovate. Volevano fare gossip su Bryan Adams. Tu! Cattivissimo, parlo. Chi sei? Gianmario è un po' irruento, Tu! Media statura, capelli scuri, molto carina. Jeans Levi's e vestitino bianco. Io, capelli a spacco. Io, sembra una canzone di Zero Assoluto, scusate. Io, capelli a spazzola, baffalo nero adoro. Salopette, cosa? Vabbè, erano gli anni 90. Lei era col vestitino. Vabbè, sopra i jeans, è molto anni 90, vabbè, ma lui ci rivela che aveva la salopette sopra una maglia con scritto "Io sono un sex symbol". Allora, carissima di media statura, hai fatto bene a non dargli il numero, ok? Vabbè, lasciamo perdere, l'importante è l'interiorità. Entrambi alburghi, ah vedi, di via 20 settembre a Genova, il 21 luglio 98 fino alle 14.40. Lui ha controllato l'orario preciso di quando se ne sono andati. Ci divoravamo a vicenda, io cretino ma carismatico, tu, tre puntini, molto, molto cosa? Vabbè, ragazza di media statura e capelli scuri, hai fatto bene a glissare. Cioè, già che lui non diceva nulla, lui si sentiva carismatico, io mi immaginavo lei invece così. Mentre mangiava il panino, che cercava... E lui pensava, oh, com'è timida, com'è introversa. Lei, no, non voglio stare con quello con la maglia, io sono un sex symbol. Vabbè, siamo Luana, Selena e Chanel, 14 anni. Cerchiamo Paolo e Michele, di 15-16 anni, facevano parte di una squadra di calcio e mangiavano la pizza al tiglio. Non vedi, allegria. Di dove sono questi? Di Volpago. Ok, e l'ultima. Cerco Antonio, di Mesagna in provincia di Bergamo. Ti ho visto al concerto dei Subsonica, agli occhi azzurri, i capelli biondi, portavi una maglia della Nike, jeans chiari e scarpe Adidas da Savana uguali a quelle dei tuoi amici.
Era il 3 agosto 98, stavi sotto al palco e forse, spero di no, stavi con la tua ragazza. Amore, Valeria di Taranto, spero che abbia effettivamente trovato risposte. Ma ora veniamo al secondo numero, quello dedicato a Robbie Williams, novembre 98. Allora, partiamo subito dal gossip. Allora, cosa vedo qui? Allora, innanzitutto, il gossip più bollente secondo me è Jerry Halliwell alla riscossa. Vediamo cosa ha fatto la nostra Ginger Jerry, eccola qui. Dopo la fuga dalle Spice, oh no, è vero, era quel periodo lì, cos'era, novembre 98, sì. L'avevano data per spacciata, errore! Secondo me era successo in estate allora, perché Viva Forever era in classifica nel settembre e non c'era, c'era il video animato perché la Jerry aveva già detto me ne vado, quindi secondo me era quel periodo lì. Jerry Halliwell ha firmato un contratto discografico come solista per la Chrysalis. Secondo il quotidiano inglese The Sun, riceverà 2 milioni di sterline per incidere 3 CD. Ambedi. Inoltre, dopo aver devoluto a un ente per i bambini malati di cancro i 400 milioni rastrellati vendendo a un'asta di Sotheby's i cimeli delle Spice, la neo ambasciatrice ONU, Jerry, ha anche aderito a una campagna televisiva del tipo, un grande giornalismo, del tipo, pubblicità progresso per la prevenzione del cancro al seno, argomento di grande attualità, tanto che la rivista americana People ha dedicato un servizio di copertina alla malattia, intervistando 12 donne famose che hanno lottato e vinto la loro battaglia. Vabbè, ma questo ci sta, è la Jerry che fa la beneficenza, ma io voglio il gossip putrido. Vediamo, Madonna contro Stallone, qua c'è una shade, oh vogliamo la shade, e infatti si apre con anche i ricchi litigano, pensavo di no, Madonna in questo momento ce l'ha con Sylvester Stallone per problemi di vicinato, ma ve la immaginate tipo Madonna che se ne esce per raccogliere per raccogliere la posta, a parte che c'è qualcuno che lo fa per le di scuro, ma io mi immagino lei che esce così con gli occhiali da sole, con l'accappatoio che va a prendere la posta, intanto c'è Sylvester Stallone che sta lì a tagliare l'erba al giardino e fa casino. Cioè, adoro, bellissimo. L'attore vorrebbe vendere la sua villa di Miami Beach all'Orient Express Hotel, intenzionato a ricavarne un albergo da 200 stanze. E lei gli fa la guerra per difendere la sua privacy. La pop star, che secondo la rivista tedesca Gala interpreta il ruolo della Vergine Maria, accanto all'attore Ben Chaplin nel ma è successo questo film? Devo andare a indagare, non me lo ricordo. Nel prossimo film di Richard Attenborough non ha più intenzione di andare a vivere a Londra, nonostante abbia acquistato di recente una casa da sogno. E ha deciso di non spedire più sua figlia, che ha solo 2 anni, al severissimo college femminile inglese. Cioè, lei veramente voleva spedire la figlia di 2 anni al college. Meno male che ha pensato forse non era il caso. Ha dichiarato invece che sarebbe felice se Lourdes perdesse la sua verginità a 14 anni, proprio come lei. Va bene, buono a sapersi. Mariah Carey corteggia... Ma Mariah Carey è una diva dei tabloid, in ogni numero c'è lei comunque. Corteggia Matt Dillon. Ah, vedi? Tutto il tempo di recitare insieme in Tutti pazzi per Mary e la coppia d'oro del cinema formata da Matt Dillon e Cameron Diaz è scoppiata dopo 3 anni di idillio. Motivazione? Cameron ha trovato un messaggio d'amore in una tasca di Matt. Che secondo il quotidiano... questo è il gossip che voglio. Che secondo il quotidiano inglese News of the World sarebbe stato scritto da Mariah Carey. Molto predisposta alle cotte. Dopo il divorzio dell'ex marito. Tommy Mottola, beh c'ha ragione, brava Mariah! Ma Mariah è così, va, un po' ci sta, la diva, va bene! E a proposito di rotture, se Johnny Depp ora flirta con Vanessa Paradis, la sua ex, ovvero la top model Kate Moss, è uscita ultimamente con Twiggy Ramirez dei Marilyn Manson, Beck ed Evandando dei Lemonheads. Ma dai, cioè la Kate Moss stava con Beck. Ah, vedi, non ero a conoscenza. Ma ora, questi gossip sono stati un po' più fruttuosi, devo dire. L'estate 98 un po' troppo scialla, Solo Mariah Carey crea un po' di scompiglio, come è giusto che sia. Andiamo a vedere la classifica. Io voglio la classifica, la troveremo. Ah, i concerti. Che concerti c'erano? No, raghi, sono anche le date dei concerti. Io voglio vedere che concerti c'erano. Di un po' di tosto.
No, il suo Erba, adoro. Gli 8. Ah, ragazzi, scusate, ma l'1 novembre 98 a Brescia suonavano gli 883. Attenzione, adoro. Poi altre cose. I Placebo il 20 novembre a Milano, a Rolling Stone, adoro. Che favola. Vabbè, andiamo alla classifica, vi prego. Allora, vediamo tra l'altro, c'è una distanza di 2 mesi, vediamo se qualcuno degli album aveva resistito. Anche se in quegli anni veramente c'era una hit dietro l'altra, cioè non è come oggi. Veramente lì proprio si sgomitava e quindi alla fine tutto diventava iconico perché tutto era una hit. Quindi vediamo, allora, gli album. L'album più venduto è la colonna sonora di Radio Freccia di Ligabue. Il secondo, Pensieri e Emozioni di Lucio Battisti, che credo sia un Greatest Hits. Alla terza posizione Gomma Lacca di Franco Battiato, grande album tra l'altro. Nei singoli, il primo singolo più venduto è I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith, e quindi è salito rispetto a settembre. Al secondo posto Blu di Zucchero e la terza Alex Britti con Solo una volta. Altri nomi iconici nella classifica abbiamo nei singoli un sacco di robe fighe, perché alla quarta abbiamo Iris dei Goo Goo Dolls. Alla 5 Thank You di Alanis Morissette e alla 6 Viva Forever delle Spice Girls. Negli album vedo tra i vari nomi, alla 16 Mechanical Animals di Marilyn Manson, adoro. Poi gli altri sono tutte compilation, tipo Divas, Hits, così, che belli gli anni in cui si compravano le compilation, adoro, cioè cose che oggi non succederanno mai più praticamente. E ora arriviamo appunto alla rubrica che stavamo tutti aspettando, la rubrica Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Vediamo. Vediamo. Vivian, ti cerco! Sono Patrizio, il ragazzo che ti ha fatto una foto. Ma come ti ha fatto una foto? Ma l'avrà chiesto lei, spero. Il 29 agosto a Folgaria, in provincia di. Non l'ha scritto. Ha scritto in provincia di e poi c'è un punto. Vabbè, ditemi voi in che provincia è Folgaria. Vabbè, Patrizio di Seregno. Luciana e Michela. Cerco queste due ragazze conosciute una sera a Maiori. Abitano e studiano a Milano. Il loro lido era il Panorama Beach. Ah, vedi? Io sono Valeria, avevo chiesto notizie sugli appartamenti. Che fashion! Cerco Elisabetta, 16 anni, bionda. Ci siamo conosciuti al concerto di Niccolò Fabi a Giulianova. Stavi con degli amici, Ambra e Eugenio. Abbiamo fatto una foto assieme. Ma scusa, ma anche qua, i numeri di telefono. Cerco Enrico di Ancona, ha perso il suo numero di telefono. Oh no, vedi, almeno lei l'ha chiesto. No, almeno lui l'ha chiesto. Giovanni di Bergamo, bravo, però ho perso il suo numero di telefono, non posso chiamarlo. Qua almeno l'aveva chiesto. Cerchiamo Eugenio, Mirko, Daniele, Davide, Simone, vedi. Incontrati al Bounty Killer di Miramare, Rimini, i primi di agosto. Noi siamo Cristina e Laura di Piacenza, 14 anni. Eugenio aveva l'orecchino al naso e al lobo ed era di Brescia. Mirko di Lecco, Daniele di Firenze. Simone e Davide erano di Varese. Sembra beautiful condensata in 3 righe. L'ho capito una fava. Simone e Davide erano cugini ed erano in albergo con Daniele. Ma quante informazioni hanno loro? Siamo andati al Cuber Pub ed era la loro ultima sera. Vabbè, ma alla fine sono conosciuti davvero. Però, cavolo, numero di telefono, ragazzuoli, siate subdoli, passateveli, anche se erano anni più difficili, eh. E pochissimi annunci in questo, ma com'è possibile? Di tutto un po'. Sì, qua ci sono gli annunci di chi cerca le band, i fan club, adoro, vediamo. Acqua e Spice Girls, cerco questi due fan club e amici di penna, perché si cercavano anche gli amici di penna, adoro. Gli Hanson. Hanson, è nato il primo fan club in Italia, non è ufficiale, l'iscrizione costa 20.000 lire e riceverete foto e news sui tre più belli angeli biondi. Su queste note, tipo, bop, make it, bop. Direi che abbiamo fatto! Anche se anche l'articolo I 5 segretissimi
secondo me valeva la pena, valeva la pena sondarlo. Ma per oggi è tutto, direi. Facciamo due riviste per puntata. Fatemi sapere se questa rubrica continua a piacervi, perché io mi diverto da pazzi a farla, da pazzi! E quindi niente, fatemi sapere anche se in futuro dovrò andare a cercare altre riviste su cui fare questa rubrica, vediamo se funziona innanzitutto. Se vedo che vi continua a piacere, lo faccio, altrimenti continuo con quelle che ho e bella lì, cioè easy. Fatemi sapere anche se voi avevate queste riviste, che ne pensate, insomma, fatemi sapere, viaggiate con me nella vecchiaia e nell'emozione di quegli anni che non torneranno più. E se siete giovani, troppo giovani per averli vissuti, vi ho offerto uno spiraglio, una capsula del tempo che ha fatto viaggiare anche voi in quegli anni lì magici, insomma. E detto ciò, per oggi è tutto, io vi aspetto un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!